noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Ma il Signore, Gesù Cristo, vuole che noi abbiamo la lucidità di vedere e riconoscere le cose. L'abbiamo detto all'inizio di questa puntata, stamani, è un processo mondiale irreversibile. Perché dobbiamo arrivare al punto dove ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Quindi questo che c'è adesso non sarà più. Al di là dei buoni sforzi, lodevoli, di poterci aiutare, aiutati che Dio t'aiuta, no? Insomma, cerchiamo di salvare il pianeta. Ma che salvare il pianeta? Qui c'è da salvare le anime del pianeta. È tutta una prospettiva diversa. Certo, il mondo guarda più al creato che alle persone. Salviamo il pianeta. Sembra una cosa bella, ma non lo è, perché il pianeta non si salverà. Dice, allora che dobbiamo fare? Adoperarsi per portare la presenza di Gesù Cristo nel pianeta. Questa è la salvezza. Ma perché la terra stessa, intesa come terra fisica, non sarà salvata. Saranno salvate le persone sulla terra. Perché quando Dio ha creato i cieli e la terra, l'ha creato in funzione, nel suo pensiero, dell'uomo e della donna a sua immagine e somiglianza. Non è la terra a sua immagine e somiglianza, non sono gli animali a sua immagine e somiglianza, sono gli uomini e le donne a immagine e somiglianza di Dio. Questo non ci abbiamo mai pensato. E l'umanità e la cristianità va dietro ai luoghi comuni di questo tempo, non rendendosi conto della realtà delle cose. E qual è le cose del valore reale, eterno? Perché solo gli spiriti degli uomini e delle donne che saranno salvati saranno eterni con Dio, ma la terra e tutto ciò che essa contiene avrà un epilogo.